Rieccoci, bentrovati. Seconda parte di Parliamoci Chiaro. Parliamo delle sfide che attendono un distretto come il nostro che voglia dirsi davvero ecosostenibile, anche perché ci sono state delle importanti aperture da parte del Ministero per quanto riguarda il fine vita degli scarti tessili, quando vengono considerati rifiuti. Una domanda che è cruciale veramente per gli imprenditori pratesi. Ne parliamo con i nostri ospiti, Andrea Cavicchi, presidente del Consorzio Detox. Buonasera. Buonasera. E Alessandro Sanesi, coordinatore del Cardato Riciclato Pratese. Buonasera. Buonasera. Buonasera di nuovo anche al direttore. Buonasera. Ci siamo ancora. Grazie nuovamente, siamo qui insieme anche per questa seconda parte. Poi abbiamo preparato delle interviste, come sempre dei contributi che ci aiuteranno a sviluppare il dibattito. Intanto direi di partire subito dai nostri ospiti, da Cavicchi, che appunto presiede il Consorzio Detox, che lo ricordiamo, no? Si occupa della gestione della sostenibilità ambientale nelle imprese e della filiera del sistema moda. Anche in questo caso, insomma, Prato è stato un po' all'avanguardia, no? con la nascita di questo consorzio. Ricordiamo di cosa si occupa nello specifico, qual è la sua mission. Il consorzio in effetti è stato abbastanza una nascita ha precorso un po' i tempi anche a livello nazionale nel sistema moda. È nato a Prato tra le aziende che hanno deciso di sottoscrivere l'impegno detox di Greenpeace, cioè vuol dire eliminare le sostanze tossiche dai processi tessili che vanno a inquinare le acque, quelle pericolose sia per l'ambiente che per l'uomo. Questa è una mission che le aziende hanno sottoscritto, si sono impegnate appunto a lavorare sia sull'eliminazione che sulla trasparenza dei dati che venivano trovati sulle sostanze, sulle materie prime nelle lavorazioni. La nostra volontà come consorzio è appunto quella di assistere le aziende, di lavorare insieme, di collaborare, di fare analisi e di studiare quali siano i processi più pericolosi, di analizzare le acque all'ingresso e all'uscita e di indicare anche una strada per le aziende proprio per l'eliminazione delle sostanze. Abbiamo ottenuto grandi risultati perché nel tempo poi questa attenzione non è arrivata solo da noi, ma appunto la campagna detox di Greenpeace ha toccato i grandi brand, quindi hanno cambiato anche loro il modo di lavorare, ha portato all'eliminazione di tanti elementi che venivano immessi nel processo, come coloranti, additivi, tutti gli ausiliari, perché poi c'è stata un'attenzione un po' a tutti i livelli e quindi abbiamo fatto un lavoro sia noi che i grandi brand, ZDHC, che è una fondazione internazionale, lavora con lo stesso scopo, l'eliminazione delle sostanze tossiche, un lavoro molto importante nella direzione della sostenibilità. Chiaramente va continuamente monitorato sia l'ingresso dei prodotti e sia l'uscita. Quello che noi abbiamo sempre evidenziato, molto spesso l'imprenditore o l'impresa importa dei prodotti, tipo una lana che potrebbe, prima veniva lavata con delle sostanze che poi erano degli apeus, dei saponi, che erano pericolosi per l'ambiente, però non erano a conoscenza del rischio. Questa attenzione all'input dei materiali, quindi all'attenzione all'analisi sulle fibre, ha portato all'eliminazione delle sostanze, ma anche un'attenzione generale su tutta la filiera. Questa è uno degli elementi che ha contribuito all'eliminazione di queste sostanze. Stiamo andando avanti, stiamo lavorando su tanti altri progetti, magari dopo ne possiamo parlare. E quali sono i principali ostacoli, se ci sono, no, in questo percorso? Ad esempio, magari è una domanda banale, ma secondo me è importante farla, la ecosostenibilità ha un costo rispetto a quelle che sono le pratiche ordinarie? Sì, assolutamente. L'ecosostenibilità, lavorare in un certo processo, sicuramente ha un costo. Un materiale ecosostenibile che non contenga determinate sostanze pericolose costa di più di un altro prodotto. Però oggi la nostra volontà, perché dei produttori di tessuti e filati e lavorazioni pratese hanno sottoscritto questo impegno così forte e così anche impegnativo appunto per la propria impresa? Perché la volontà è quella di rimanere a lavorare sul territorio, la volontà è quella di mantenere un'industria che possa combattere con le multinazionali, con i grandi gruppi, con i paesi emergenti, con la Cina, con il Bangladesh, la Turchia stessa, che è un grosso pericolo a livello commerciale dei nostri prodotti. Però questo costo è un costo e si sta vedendo un investimento, perché lavorare in sostenibilità reale e non greenwashing vuol dire avere un prodotto certificato in alcuni casi, ma soprattutto un prodotto non a rischio. E questa è l'unica strada che dobbiamo portare avanti
per anche le nostre imprese, per mantenere una produzione industriale sul nostro territorio. Si parla poi di riciclo e di tracciabilità della filiera Made in Italy, c'è un'altra sfida che parte da Prato Sanese, che è quella del cardato riciclato pratese, ed è online il portale con cui le aziende si possono certificare. In cosa consiste? Sì, intanto si possono iscrivere, stiamo già lavorando sulla certificazione, che sarà una certificazione, diciamo, semplice e chiara, che certificherà la quantità di materiale di riciclo e di riuso all'interno dei prodotti, la filiera Made in Italy e anche e soprattutto il prodotto fatto da filatura cardata, che rispetto a altri prodotti simili o facsimili è un prodotto durabile, perché grazie al processo di filatura cardata e quindi alle torsioni di filatura è un prodotto che va incontro alle esigenze di oggi, quindi pur essendo riciclato è durabile nel tempo, dura più nel tempo. Quindi sono queste tre caratteristiche che nessuna certificazione ad oggi ti dà. Una certificazione di un ente terzo, tra l'altro. Perfetto, sarà un ente terzo, non faccio il nome perché ci stiamo ancora lavorando, sarà un ente importante, tra l'altro lavora già su Prato con moltissime aziende e che ci permetterà quindi di fare l'audit nelle aziende, sarà un audit qualitativo, quindi vuol dire che sarà controllata solo l'azienda che faccia quel prodotto lì, e poi logicamente sarà la cosa più importante, farà la certificazione, l'istituto sarà garantire la filiera dalla materia prima riciclata fino al tessile finito e anche il confezionato, perché noi si vive nella speranza che poi i brand facciano parte e vogliano questo nostro marchio, per garantire qualcosa in più che oltre ad essere sostenibile, ripeto, è durabile e riciclabile e tracciabile, Made in Italy 100%. Questo qualcosa in più può aggiungere realmente qualcosa sul mercato perché siano scelte? A mio parere sì, perché oggi con tutte le certificazioni che ci sono alla fine c'è molta confusione, si rischia di comprare prodotti, come si parla tanto di greenwashing, si rischia di comprare prodotti alla fine poi sostenibili non sono. Noi, siccome abbiamo in mano il prodotto principe pratese, ha veramente tutte le caratteristiche richieste dal mercato, credo sia il momento di farle vedere e farle capire al consumatore. Tanto prima vedevamo delle immagini, no? Mentre parlava Sanesi, riferite a un video, no? Un video, diciamo, promotional sulla, sì, sulla filiera che avete realizzato, avete presentato proprio nella serata di lancio del progetto, eccolo qua. A che punto siamo con le affiliazioni e qual è l'obiettivo che vi ponete? Allora, guarda, avevamo già 40-50 aziende, diciamo, coinvolte fin dall'inizio. Adesso, dopo il lancio del video, che onestamente è un video molto bello, anche emozionale, quindi chi è pratese non può esimersi da amare questo video. E, perché poi alla fine ci siamo passati tutti, no? Mi telefona gente che non lavora più da 20 anni e mi ringrazia perché questo video è meraviglioso. Quindi dal momento del lancio del video siamo già a 100 richieste d'affiliazione e io credo che arriveremo a 200-250 senza problemi nei prossimi 60 giorni. Logicamente abbiamo un team di ragazzi molto molto in gamba che da domani addirittura faranno le prime visite nelle aziende che hanno richiesto per fare il report e per inserire nel portale. Nel portale ci sarà logicamente, saranno suddivise le aziende tra produttori filati, tessuti, terzisti, perché la nostra idea è di inserire veramente tutta la filiera, quindi ci saranno filature, tessiture, rifinizioni, tutta la filiera, per poter far vedere a chi compra il prodotto cosa compra e da chi lo compra e chi lo fa in realtà, cosa che ad oggi onestamente, al di là, nonostante ci sia un menu di certificazione, non si vede. Tra l'altro lo dicevamo in apertura, delle importanti novità che provengono dal Ministero dell'Ambiente su quando uno scarto tessile deve essere considerato rifiuto, perché questo cambia molte cose per le aziende del distretto. Confindustria Toscana Nord insieme a CNA Toscana Centro, Confartigianato e Imprese Prato aveva indirizzato al Ministero una lettera che non è rimasta inascoltata e noi abbiamo sentito a questo proposito Francesco Marini di Confindustria Toscana Nord.
Accogliamo con soddisfazione la risposta del Ministero che recepisce i commenti che abbiamo fatto allo schema di bozze di decreto sull'end of waste e sull'EPR. Sull'end of waste si parla del fine vita dei rifiuti che tornano ad essere materia prima seconda e sulla quale Prato ha una grandissima esperienza da tantissimi anni e forse l'attore principale a livello mondiale. Questo vuol dire che il nostro know-how deve essere sicuramente di riferimento per come si scriveranno le norme. Andremo al tavolo per cercare di capire e di raccontare le nostre esperienze per poter portare valore aggiunto su quello che dovrebbe essere una valorizzazione ancora più forte di tutti quei prodotti che non devono assolutamente andare in discarica ma devono essere recuperati. La preoccupazione maggiore nostra era che si andasse troppo avanti nel ciclo di produzione per definire il fine vita di un prodotto, di un rifiuto. Su questo noi cercheremo di portare appunto tutta la nostra specificità, le nostre esperienze. Argomento diverso è l'EPR, dove l'introduzione della responsabilità estesa del produttore porterà i produttori, cioè chi mette sul mercato, a pagare una tassa, che di fatto è un costo finanziario, ma una tassa che pagheranno i consumatori, per poter finanziare il riciclo e il recupero e lo smaltimento finale di questi materiali a fine vita, e che però di fatto dovrà essere un incentivo per migliorare la riciclabilità dei materiali. Su questo abbiamo chiesto che chi fa di fatto il recupero e il riciclo, come sono tutte le nostre operazioni industriali all'interno della filiera, possa essere all'interno della governance di questi consorzi che nasceranno per gestire appunto sia i flussi di materiali che i flussi economici, e che in questa maniera potranno portare a miglioramenti di performance ambientale, ma anche uno sviluppo della tecnologia su questo. Questa è una partita importante che si gioca ovviamente anche a livello europeo, cercando per quanto possibile, no, di non entrare troppo nei tecnicismi, però vorrei assieme a Cavicchi e a Sanesi anche riflettere sull'importanza di quello che abbiamo sentito, di questo argomento che è all'ordine del giorno, perché per il distretto definire con certezza, no, quando lo scarto è rifiuto e quando invece non lo è ma può essere reintrodotto nel ciclo della produzione è fondamentale per salvaguardare anche alcune, no, tipologie di correggetemi se sbaglio, di lavorazioni che altrimenti rischierebbero, insomma, di essere danneggiate se non di sparire. Cavicchi. Sì, la battaglia per l'end of waste è una battaglia che ora è nel vivo, però è da anni che si sta portando avanti, perché comunque da quando le normative sia italiane che europee hanno incominciato a introdurre appunto il fatto di trasformare un prodotto in rifiuto, questo danneggia tantissimo la nostra filiera, perché alcune fasi di passaggio da lo straccio e via via fino alla fibra sono fasi delicate, e nella nostra filiera, costituita da tanti piccoli soggetti che lavorano in un sistema integrato di piccole aziende, molto spesso familiari, è complicato creare tutta una serie di fasi burocratiche anche nella gestione del passaggio delle materie prime. Altro problema è che nel trasportare anche solo alcune materie che potrebbero essere definite rifiuto, in alcuni casi, se non c'è il formulario d'accompagnamento, si rischia anche il reato penale di traffico illecito di rifiuti, quindi anche un aggravio dal punto di vista del rischio dell'imprenditore. Noi, come sì, in questo caso ha parlato Francesco, come Confindustria Toscana Nord, e nel periodo in cui l'ho seguito anch'io, devo dire, abbiamo sempre lottato su questo piano insieme agli artigiani. Infatti la firma della lettera, dell'impegno, è insieme a tutte le associazioni artigiane, proprio per tutelare una filiera, un sistema produttivo, per far capire anche in questi casi. Alcune volte sono stato anche io al Ministero sia della Salute sia insomma vari ministeri, proprio per portare avanti queste istanze e dell'ambiente. Perché il rischio è gravissimo, e soprattutto non si cerca si rischia di perdere tutta una serie di materiali che invece andrebbero in discarica, come è stato precedentemente anticipato da Alessandro. Quindi la lotta deve essere portata avanti, e il rischio è grave, perché se noi non controlliamo appunto dov'è che finisce
appunto l'end of waste, dove finisce la vita di un, cioè quando diventa rifiuto un prodotto e non lo portiamo più vicino alla lavorazione, questo è un rischio molto grande. Sì. Abbiamo sentito spiragli, insomma, che si aprono grazie alle ultime notizie che ci arrivano, insomma, a livello nazionale dal Ministero. Perché è così difficile farlo comprendere, no? Anche a livello europeo, perché poi, come dicevo prima, perché? Non è solo l'Italia, no? Il problema è che la lavorazione della lana, soprattutto in questo caso si parla di lana, ma insomma anche il cotone è la stessa cosa, la nostra tradizione è più laniera, la tradizione di lavorazione della lana non è così facilmente comprensibile a chi non si occupa di industria tessile, soprattutto dell'industria tessile che si è insediata sul prato da centinaia d'anni. Il problema è che non si capisce le fasi di lavorazione. È chiaro, quando si parla di plastica è facile definire che cos'è un prodotto non di prima mano, ma un rifiuto. Nella lana, nel recupero, si parte da capi usati in alcuni casi, quindi è il prodotto che viene dalla seconda mano, no? Già avuto un ciclo di vita. Però ci sono prodotti anche di scarti industriali, quindi di prima mano, cioè che escano proprio nella produzione. E molto spesso non si capisce quali sono le fasi, quali sono i rischi e quante fasi di lavorazione complesse ci siano dietro a una lavorazione del genere per riprodurre un prodotto di grandissima qualità come è il cardato riciclato. Saresi. Sì, la complessità del prodotto è uno scoglio importante. Purtroppo a farlo capire è difficilissimo. Tra l'altro noi si è fatto un video proprio esplicativo per far capire com'è che si fa il nostro prodotto. In realtà io credo sia il primo video in cui si racconta come viene fatto il prodotto. Andrebbe fatto vedere in Europa, Sanetti. Sì, infatti si sta facendo la versione inglese, perché ce lo chiedono tutti in inglese, perché logicamente, specialmente i produttori di tessuto, hanno bisogno di farlo vedere in lingua inglese. Fondamentale questa cosa che ci tiene, tra l'altro io fo parte con Andrea del gruppo sostenibilità, se ne è parlato più volte, è stato fondamentale questo intervento, perché sarebbe stata una vera tragedia se il nostro prodotto viene considerato rifiuto da quel punto lì, perché a quel punto le lavorazioni conto terzi, cioè avrebbero dovuto seguire le legislazioni che seguono chi gestisce i rifiuti veri e propri, sarebbe stato una cosa improponibile. Improponibile, con dei costi assurdi anche per le aziende. Quindi già adesso, la legislazione di adesso, che ad esempio sancisce che il prodotto, diciamo, la materia prima seconda diventa quando lo straccio vecchio è, diciamo, pulito e pronto per la stracciatura e il ritaglio è pronto per la stracciatura, è già al limite, perché tanti sono costretti a comprare materiali che in realtà sono materie prime seconde con l'allegato 7, e già questo è un aggravante per molte aziende. Arrivare a questo punto qui sarebbe stato un vero dramma, perché avrebbe coinvolto addirittura le stracciature, le sfilacciature, e quindi sarebbe stato impossibile gestire. Pensiamo che già milioni di tonnellate di materiali hanno già la sua strada virtuosa che c'è sempre stata, che dà lavoro a milioni di persone e che è una strada virtuosa perché porta al recupero di tutti i materiali che si possono recuperare, perché non è che il pratese butta via quello che può recuperare, no? Il pratese si è sempre ingegnato per recuperare il massimo, quindi bisogna lasciare ai pratesi la possibilità di parlare, certo, essere dentro, come Francesca ha detto, per cercare di far capire e non fare gli errori che sarebbero gravissimi, soprattutto per la sostenibilità. Perfetto, è un po' paradossale, no? Noi che abbiamo insegnato, no? Che da Prato nasce l'arte del riciclo, adesso è Prato che deve difendere questa sua tradizione, mentre poi a livello europeo giustamente, no, si accelera sui processi di ecosostenibilità. Esatto. Cioè, è un controsenso alla fine. È un controsenso. Infatti ora uno dei progetti che stiamo facendo come consorzio Detox per incentivare proprio l'uso delle materie prime e seconde, insomma tutto il riciclato, è quello delle sostanze tossiche, perché a oggi un prodotto che entra in produzione nella moda deve rispettare il REACH, no? Il regolamento per la presenza delle sostanze tossiche, giustamente, e noi siamo dalla parte del REACH per evitare problemi sia all'ambiente che all'uomo. Però un prodotto che proviene dal riciclo, quindi
che magari un maglione è stato in una casa 20 anni, magari ci sono dei coloranti che oggi sono vietati per il REACH, ma 20 anni fa no, e così tanti altri prodotti che provengono dal riuso, no? Hanno dei livelli di tossicità, di presenza delle sostanze più alte di quella di un prodotto vergine. Però se i regolamenti sono troppo bassi, troppo ferri, troppo stretti, rischiamo di buttare via tutto il materiale di riuso. Allora stiamo lavorando una commissione insieme a ZDHC, appunto la fondazione internazionale che lavora con tutti i grandi brand, proprio a creare una PRSL, cioè l'abbiamo già creata ma a riaggiornarla continuamente. La PRSL è la lista delle sostanze tossiche e pericolose in un prodotto, cioè qual è il limite per un prodotto riutilizzato, quindi riciclato, per le sostanze tossiche. Cerchiamo di alzare leggermente con il progetto di abbassarle nel tempo, cioè ci vuole una tolleranza, noi dobbiamo eliminarle piano piano, perché se noi mettiamo troppo stringenti i regolamenti come quelli mettiamo nella produzione nuova, rischiamo di buttare via tutto il materiale. Certo. Anche questo è un tema che stiamo portando a livello europeo, tutti i distretti sono coinvolti in questo tavolo, stiamo lavorando appunto con il centro COT che è di Como, si sta lavorando con Biella, con Varese, e questo perché? Perché dobbiamo sensibilizzare sul riuso delle materie prime, certo. Seconde. Quindi buttiamo anche via il problema chimico c'è, e ci vuole la sensibilità di capire che anche a livello europeo che ci vuole dei livelli un po' più alti per poter usare il materiale possibile. Altrimenti buttiamo via il materiale, diventa rifiuto, danneggiamo la produzione. Insomma. In questo caso, se è troppo stringente la presenza di sostanze, che tra l'altro poi ci vuole delle indicazioni particolari. Chiaro, un capo di lana riciclata, certi usi non si fanno. Cioè, soprattutto per quanto riguarda poi il post-consumo, quando si parla di abiti dismessi, di maglioni dismessi, c'è roba all'interno dei materiali 10, 15, 20 anni fa, quindi bisogna tenere in considerazione che logicamente, come diceva Andrea, ci sono dei quantitativi di prodotti chimici adesso vietati che comunque ci sono, quindi bisogna alzare un capellino le soglie di determinati prodotti per poter usare questi materiali, perché il danno che si farebbe poi a incenerirli è sicuramente maggiore di quello, certo, che inserirli in percentuale logicamente anche nelle miste che si fanno. Quindi è una cosa secondo me molto molto importante questo discorso della PRSL per il riciclato. Molto. Tra l'altro sostanze non sono pericolose per l'uomo, quindi certo, non si alza i livelli delle sostanze pericolose per l'uomo, e anche le altre sostanze in base all'uso. Chiaramente un cappotto di lana riciclata non verrà lavato in acqua, o almeno spero, poi si può fare tutto. Chiaramente quindi se certe sostanze tipo gli APEUS, che una volta liberati in acqua potrebbero essere pericolosi per l'ambiente, chiaramente con le manutenzioni d'uso corrette possono essere un po' più alti, perché tanto per l'uomo non sono pericolosi e non c'è liberazione delle sostanze, quindi con un controllo sempre attento sia all'ambiente che all'uomo. Chiaro. Insomma, la partita in Europa è aperta, pare di capire, ne abbiamo parlato anche con la vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Fabia Romagnoli, perché in Europa poi c'è una differenza e c'è anche una bella battaglia, quella per far capire l'importanza del riciclo contro paesi che tentano di imporre, per così dire, la cultura invece del riuso a tutti i costi. Sentite. Purtroppo in Europa stiamo assistendo a un approccio ideologico al tema della sostenibilità, e questo non aiuta né dal punto di vista della sostenibilità, quindi non aiuta un vero percorso verso una maggiore sostenibilità, e non aiuta neanche le nostre aziende, perché noi in Italia in generale, e a Prato in particolare con il settore tessile che ha nel proprio DNA il riciclo e il recupero dei materiali, abbiamo lavorato, siamo i primi in Europa come il riciclo. La direttiva europea di anni fa era appunto nei confronti del riciclo, l'Italia ha lavorato molto bene in questa direzione e siamo il primo Stato europeo, e quindi direi a livello mondiale, sulle quantità, sulle percentuali di riciclo dei materiali, e in realtà invece l'Europa ultimamente si sta indirizzando verso più verso il riuso che verso il riciclo, e
questo chiaramente siamo tutti d'accordo che quando è possibile il riuso ha un minore impatto ambientale rispetto a un riciclo, anche se poi in realtà bisogna vedere poi che cosa c'è di contorno, i trasporti, quindi la filiera come viene organizzata, perché quando si parla di sostenibilità bisogna poi chiaramente verificare tutto il processo e tutto il percorso, e quindi bisogna sempre dare una misurazione concreta e comunque dare valorizzazione anche agli aspetti, ai contenuti tecnici, no, dei prodotti. Quindi non sempre è possibile il riuso, e quindi bisogna comunque chiaramente il riuso quando è possibile, ma non certo a detrimento del riciclo. Parliamo di un'infrastruttura sul nostro territorio che sta per nascere, tra qualche settimana inizieranno i lavori per l'hub del tessile. Qual è la posizione di Confindustria Toscana Nord in merito? Sì, noi siamo stati sempre favorevoli a avere sul territorio un hub del tessile, perché che valorizza appunto quanto viene fatto da secoli, direi, sul nostro territorio. L'hub del tessile quindi favorirà il recupero e il riciclo, insomma, presente qui sul territorio, e intorno all'hub del tessile poi si svilupperà un polo anche di innovazione in questa direzione, e questo sarà fondamentale anche per mantenere ed elevare la competitività delle aziende del nostro territorio. Sanesi, l'hub del tessile è fondamentale per se si parla di riciclo e di riuso? Ma tu mi hai fatto una domanda un po' controversa. Guarda, l'hub del tessile avrà un senso se sarà direzionato nel modo in cui molti hanno già consigliato di fare, molti di noi hanno già consigliato di fare, e come anche credo sia il consorzio dei primi impianti abbia consigliato a chi si occupa di questo hub. Il problema dell'hub è che, come ho detto, ci sono tantissimi materiali che hanno già una strada virtuosa, e quindi quelli devono essere assolutamente esclusi dalla raccolta del lab. Se poi si parla di tutti i materiali, diciamo, post consumo, logicamente prima di arrivare al lab, a parer mio, devono per forza passare dai primi impianti pratesi. Ci deve essere un accordo tra lab e i primi impianti pratesi, cioè le aziende specializzate pratesi, che sono tante, che fanno l'operazione dei primi impianti, cioè la prima cernita. Allora a quel punto lì, se in collaborazione con i primi impianti i materiali, diciamo, usati che arrivano vengono prima selezionati ai primi impianti, è fatto una cernita, e all'hub viene destinato, diciamo, i prodotti inferiori che non possono essere riusati né come materia prima né come indumento, allora anche il famoso macchinario che separerà, diciamo, gli indumenti avrà un senso, perché si potranno creare dei prodotti che poi andranno magari lavorati per ovatta alle nostre sfilacciature specializzate, cercando di ridurre al minimo poi i materiali che vanno all'inceneritore. Pensare di indirizzare tutti i materiali lì sarebbe un errore catastrofico. Prima cosa, perché dopo 6 mesi non aprirebbero più neanche la porta, anche con 20 o 30 mila metri, e poi perché dovrebbero avere dentro, non so quanti, 200-300 persone di manodopera specializzata, che ci sono di già nelle 50-100 aziende pratesi dei primi impianti, devono fare un accordo con loro, i materiali devono essere logicamente raccolti per legge, come dice dal lab, devono passare dai primi impianti e poi devono andare al lab per il trattamento finale, e lì potrebbe avere un senso. Capisci, sentiamo anche la sua. Allora, opinione. Mi trova d'accordo. Allora, lab chiaramente è obbligatorio, e noi abbiamo bisogno che l'hub, che quegli hub saranno fatti in Italia, uno venga a Prato. Perché Prato è centrale nel riciclo soprattutto dei tessuti e delle fibre, e quindi che Prato abbia un suo hub è obbligatorio, secondo me, a livello industriale. L'hub, come diceva Alessandro giustamente, è chiaro, noi abbiamo una tradizione di 200 anni nella selezione degli stracci. Il problema è che noi pensiamo di creare un magazzino e riempirlo di scarti tessili e di abbigliamento usato, dopo è ingestibile, perché la massa diventa troppo grande. Chiaramente
coinvolgendo la grande esperienza che c'è sul territorio, la grande professionalità che c'è sul territorio, noi possiamo integrare, e quindi ecco il valore aggiunto rispetto agli altri hub che potranno nascere in Italia. Ecco, perché... ma a che punto è il confronto con chi poi l'hub lo realizzerà? Credo ci sia stato diversi incontri, diversi documenti che sono partiti in questo caso da CTN, ma anche dalle altre associazioni, perché credo stiano lavorando tutte nella stessa direzione, proprio per far capire la peculiarità del nostro territorio, la grande professionalità che va messa a servizio di un servizio che sarà necessario e obbligatorio. Quindi l'hub ci vuole. Chiaramente più noi lo facciamo funzionare bene, come diceva Fabio Romagnoli giustamente, l'hub sarà anche un centro innovativo, cioè il riuso degli scarti tessili che non vanno nella filiera produttiva della lana o del cotone in alcuni casi, non è nostra tradizione, però insomma ci si attrezza. Tutto il resto può avere una seconda vita diversa e ci stiamo lavorando in tanti, io anche con la mia azienda sta lavorando sui tessuti floccati, sui floc macinati, tutta una serie di innovazioni. Chiaramente non possiamo avere una massa di rifiuti troppo grande, quindi dobbiamo lavorare sì a fianco del sistema che raccoglierà gli scarti, quindi Alea o chi per loro, però dobbiamo anche far sì che già quello si smaltisce in una produzione industriale che viene virtuosa e riusa e può dare prima di tutto lavoro ma anche economia, probabilmente quello deve avere un suo filone principale. Siamo in chiusura, però proprio una domanda secca e una risposta altrettanto breve prima dei saluti. Un distretto ecosostenibile nel suo complesso, un'utopia fino a dove si può arrivare? Cavicchi e Sanesi. Secondo me non è un'utopia, perché noi siamo un distretto che è già ecosostenibile. Se si parla dei principi del riuso e del riutilizzo e dell'attenzione all'ambiente, siamo uno dei distretti più avanti a livello internazionale, non nazionale, internazionale. Se si parla del riuso delle acque, abbiamo un sistema integrato di recupero delle acque, abbiamo il recupero delle fibre che è, si è detto fino adesso, uno dei fiori all'occhiello dell'industria tessile mondiale e tutti ci stanno studiando. Le nostre imprese lavorano, se si parla di numero di certificazione, siamo forse il distretto con più aziende certificate nella filiera produttiva mondiale. Siamo un sistema che lavora anche a chilometro zero, quindi con un recupero e anche una flessibilità pazzesca, perché la sostenibilità non è solo ambientale giustamente, ma è anche sociale, di integrazione. Noi siamo stati uno dei distretti che ha accolto più immigrati e quindi ha anche la capacità di integrarsi. Pensiamo a uno dei progetti fatti ultimamente anche da Rifò, quello insieme alla nostra associazione, alle varie associazioni dell'integrazione di persone che venivano da fuori, venivano integrate nelle fasi di lavorazione dove non troviamo gli operai. Quindi da tutti i punti di vista sociale, ambientale, di recupero delle acque, siamo sicuramente uno dei distretti fiore all'occhiello sulla produzione industriale. Sanesi, brevemente, siamo in chiusura? Sì, certo, siamo veramente all'avanguardia, sì, ora anche il progetto, quello bellissimo, si è appoggiato tutti, di questi ragazzi sono stati integrati, sono tutti segnali che comunque la città è sensibile. E poi pensiamo al recupero delle acque, al recupero dei materiali, io credo che veramente Prato sia una delle capitali della sostenibilità. E allora siamo davvero in chiusura, grazie Cavicchi, grazie Sanesi per essere stati con noi, grazie direttore. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera.